un nuovo video tutorial, voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico twin set composto da gilet e da top che io ho deciso di chiamare twin set roses. Per quanto riguarda il filato, sono tornata ad utilizzare il filato della DMC linea Ecovita perché è morbidissimo, leggero, è 100% cotone riciclato e vi ricordo la sua particolarità, ossia ha questa etichetta ricoperta di un detersivo al cocco che potete immergere nella bacinella d'acqua e lavare in piena sicurezza il vostro capo, quindi 100% ecosostenibile. Parliamo un attimo quindi del colore che ho scelto questa volta. La volta scorsa ho utilizzato il verde lime, questa volta ho utilizzato questo rosa che trovo veramente molto bello ed è il numero 115. Voglio farvi vedere anche altri colori a disposizione, ma ce ne sono veramente tanti di questo filato. Eccolo qui, guardate questo verde, che il verde sappiamo che quest'anno va tanto di moda, e anche l'arancione. Per quanto riguarda il quantitativo, allora vi dico subito che io ho lavorato con uncinetto del numero 5 e ho utilizzato tre gomitoli, quindi 300 grammi, 150 per poter realizzare il gilet, 150 per poter realizzare il top. Per una taglia M vi occorrono 400 grammi, per una taglia L diciamo che io mi fermerei anche voi con 400 grammi, perché per la taglia M comunque a me del terzo gomitolo un po' meno avanzato, quindi la taglia M dovrà utilizzare quasi la metà del quarto gomitolo, quindi taglia L 4 gomitoli vanno bene. Naturalmente, se volete fare il gilet un po' più lungo o il top un po' più lungo o un po' più accollato, tipo volete fare le spalline più doppie, in questo caso per una taglia L vi consiglio comunque di andare a prendere 5 gomitoli. In descrizione, come vi ho detto, vi lascerò al link dove, del sito, vi lascerò due link, uno che va sempre vi riporta al filato e l'altro invece vi riporta al PDF dove trovate sempre spiegato passo per passo come realizzare la creazione di questo video. Ora parliamo di come li ho realizzati. Allora, il gilet in realtà è semplicissimo perché sono due rettangoli lavorati separatamente uguali che poi sono andati a cucire alle spalle e uniti dietro, quindi veramente molto semplice, sono due giri che vanno sempre ripetuti. Per quanto riguarda invece il top, ecco, basta un po' così lo potete vedere. Questa volta le catenelle partono da sotto al seno, si sviluppa in altezza con un motivo che deve superare il vostro seno, quindi mi raccomando, anche se siete taglia S, in questo caso se siete una terza dovrete fare qualche giro in più. Una volta fatto questo, si divide la parte dietro dalla parte avanti e si vanno a creare le spalline sia avanti che dietro. Una volta fatto ciò, si torna a lavorare dalle catenelle per la parte di sotto, che io ho realizzato con questo punto forato. Vi ricordo, per chi è più giovane, che può naturalmente fare soltanto il top a fascia, che va tanto di moda. Io ormai ho una certa età, la mia schiena, anche se fa caldo, ne risente, quindi cerco di evitare di mettere soltanto i top, a meno che sopra non abbia una maglia forata. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, questo twin set vi piaccia, che desiate realizzarlo. Se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e spruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia e il gilet, io ho deciso di utilizzare il filato della DMC linea Ecovita. L'altra volta, se vi ricordate, usai il colore lamé. Questa volta sono andata sul rosa pelle, che è circa, che è il colore 115. Lavorerò qui con un piccolo campione. Iniziamo dalla top che avete visto all'inizio del video e, come vi ho detto, lavorerò con un uncinetto numero 5. Questo è un piccolo campione. Per quanto riguarda le catenelle, la lavorazione che andremo a fare per lavorare in alto, il multiplo che ci serve è un multiplo di 2 e dovete mettere tante catenelle da arrivare a circa 2 cm in meno rispetto alla vostra circonferenza seno. Questo perché le catenelle vanno sotto, quando andremo a lavorare il primo giro comunque le catenelle si allargheranno un pochettino, quindi avranno proprio la larghezza del vostro seno. E nel mio caso, infatti, io avendo un seno di circa 82 cm, sono andata a montare un totale di 94 cm che mi hanno portato ad avere circa 80 cm di larghezza. Quindi spero di essere stata chiara. Questa volta non vi dico dovete mettere rispetto a me tot catenelle, perché dovete calcolare in base al vostro seno, quindi larghezza del vostro seno, e mettere tante catenelle da arrivare almeno 2 cm in meno, montando sempre tenendo presente il multiplo di 2 catenelle. Nel mio caso, vi ripeto, con un uncinetto numero 5 e con l'Ecovita, io ho montato 94 catenelle.
Detto ciò, vi faccio vedere come andare a fare il primo giro e poi il secondo. Il secondo giro è quello che andremo sempre a ripetere, che è uguale al primo, però abbiamo una base diversa. Quindi andiamo a fare le nostre 3 catenelle, che sono la prima maglia alta. Prendiamo il filo, rientriamo nella stessa catenella, andiamo a fare un'altra maglia alta. Saltiamo una catenella e ricominciamo da capo. Entriamo nella successiva e andiamo a fare 2 maglie alte. 1, 2. Saltiamo una catenella, entriamo nella successiva e andiamo a fare 2 maglie alte. 1, 2. Saltiamo una catenella e andiamo a fare 2 maglie alte. Quindi semplicissimo, questo è quello che dobbiamo fare per tutto il nostro primo giro. Quindi si saltano sempre una catenella e si fanno 2 maglie alte nella stessa catenella di base. Quindi, come potete vedere, già da qui si nota che la mia lavorazione comunque si è allargata, proprio perché noi stiamo andando ad allargare le catenelle sotto. Quindi termino con voi il primo giro, così vi faccio vedere poi come fare il secondo, che ripeto è uguale al primo, solo che dobbiamo far cambiare una piccola cosettina, proprio perché non abbiamo più le catenelle di base. Quindi vado a fare le mie ultime 2 catenelle, scusatemi, devo tirare un po' di filo al solito. Quindi salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare le mie ultime 2 maglie alte. 1 e 2. E a questo punto dobbiamo andare a chiudere. Le nostre maglie alte andando a fare una maglia bassissima. Quindi andiamo a chiudere il nostro primo giro in questa maniera. Secondo giro, che è il giro che poi andremo sempre a ripetere, con una maglia bassissima mi importo tra le 2 maglie alte e vado a fare 3 catenelle, che sono questa prima maglia alta, rientro tra le 2 maglie alte e vado a fare una maglia alta e continuo così per tutto il giro. Vado tra le 2 maglie alte successive e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Di nuovo vado tra le 2 maglie alte successive e realizzo 2 maglie alte. 1, 2. Vado dalla maglia alta tra le 2 maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte. 1, 2. Vado tra le 2 maglie alte successive, 2 maglie alte. 1, 2. Vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo vado a fare 2 maglie alte. 1, 2. Vado tra le 2 maglie alte successive, di nuovo a fare 2 maglie alte. 1, 2. E continuo così per tutto il giro. Questo è il giro che dovrà sempre essere ripetuto fino ad arrivare da sotto al seno al sopra al seno. Quindi dobbiamo far crescere la nostra lavorazione fino a coprire tutto il seno. Quindi anche in questo caso io vi dirò quante volte ho ripetuto il giro, ma voi dovete provarvelo addosso e vedere di coprirvi tutto il seno. Quindi da sotto al seno dovete lavorare fino ad arrivare a sopra al seno. Naturalmente terminiamo sempre il giro entrando nella terza catenella iniziale e facendo una maglia bassissima e ricominciando da capo. Io sto lavorando quindi alla mia vera e propria creazione. Come vi ricordo, ho montato 94 catenelle e dovrò andare a fare tante maglie fino a coprire l'intero mio seno, che nel mio caso io penso che dovrò andare a lavorare per almeno un 18 cm. Ho il seno piccolo, ma sicuramente anche chi è una taglia S però ha una terza di seno dovrà fare molte più catenelle rispetto a, cioè molte, non solo più catenelle ma anche più maglie per arrivare appunto a superare il seno. Detto ciò, una volta fatto questo vi farò vedere come continuare il nostro top. Dunque, io ho ripetuto il giro per 17 volte e per me va benissimo perché mi copre tutto il seno, quindi perfetto, non devo fare più aumenti. Naturalmente questo a seconda della taglia, in realtà qui è della taglia SM, qui va proprio taglia del seno, deve coprire tutto il seno, quindi sicuramente anche se siete taglia S ma avete già una terza dovete fare qualche giro in più, quindi mi raccomando, deve coprirvi tutto il seno. Una volta fatto ciò si vanno a contare i nostri strisce di 2 maglie alte. Io ne ho un totale di 47 e ho divisi in questa maniera, ne ho messi 24 avanti, 23 dietro, però i marcatori, come potete vedere, li ho messi dopo i primi 3
e prima degli ultimi tre, sia avanti che dietro. Questo mi permetterà di avere lateralmente liberi 6 motivi, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quindi ripeto, io ne avevo 47, quindi dividendo la metà ho dovuto metterne 23 avanti, 23 dietro, 24 avanti, però i marcatori ho lasciato liberi i primi 3 e poi ho messo in marcatore gli ultimi 3 e ho messo prima degli ultimi 3 in marcatore. Ho fatto la stessa cosa dietro. Ora naturalmente per una taglia più grande, qui invece di 6 dovete lasciare almeno 8 motivi per una taglia M e 10 motivi per una taglia L. Quindi se io ho messo 3, una taglia L dovrà mettere 4, una taglia L dovrà mettere 5 motivi prima di mettere il marcatore qui, e qua dopo 5 mette il marcatore. Questo per avere più spazio lateralmente. A questo punto possiamo andare a fare le nostre spalline. Io farò spalline lavorando solo sui primi 3 motivi, sia da questa parte, quindi sugli ultimi 3 prima del marcatore, stessa cosa dietro, quindi qua farò i miei 3 motivi e anche qui. Quindi vi faccio vedere solamente come andrò a lavorare, tanto farò sempre lo stesso giro, il stesso motivo, e naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto. Ecco qui, quindi vado a fare una maglia bassissima e vado sempre a fare le mie 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro un'altra maglia alta, vado tra le due maglie alte successive di nuovo a fare 2 maglie alte, vado nelle due maglie alte successive di nuovo a fare 2 maglie alte, e a questo punto mi giro con la lavorazione e vado a fare il secondo giro, che è comunque uguale al primo. Quindi con una maglia bassissima mi porto tra le due maglie basse, tra le due maglie alte, e vado a lavorare normalmente 3 catenelle, rientro maglia alta, vado tra le due maglie alte successive di nuovo 2 maglie alte, vado tra le ultime 2 maglie alte di nuovo 2 maglie alte, e continuo così fino ad arrivare ad altezza spalle. Io sicuramente dovrò fare almeno un 10-11 giri, naturalmente vi dirò quanti giri ho fatto, li farò sia da questa parte che da quest'altra che dalle parti dietro. Allora, ho terminato le mie spalline, io ho fatto 10 giri, quindi 10 giri, 10 giri, 10, 10, 10 giri, e ho cucito sulle le due spalline insieme, avanti e indietro. Quindi la parte superiore del nostro top è terminato. Naturalmente per le più giovani potete anche lasciarlo così, quindi soltanto il top, invece per chi come me ormai ha una certa età, continuiamo a lavorare giù, quindi a fare il nostro top scendendo giù. Ok, terminata quindi la parte di sopra, adesso andiamo a lavorare la parte di sotto, in cui cambieremo motivo. Mi raccomando, partiamo dal laterale in modo tale che l'inizio e il fine del giro venga lateralmente. In questo caso 1 2 3 1 2 3. Io direi di iniziare qui, quindi diciamo alla terza, anzi alla quarta, così siamo alla prima dietro, e andiamo a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, prendo il filo, rientro e realizzo un'altra maglia alta, 3 catenelle, 1 2 3, vado, salto le due maglie alte, vado nella tra le due maglie alte successive, quindi qui dove ho le catenelle, e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, 3 catenelle, 1 2 3, salto 2 maglie alte, vado nelle successive, vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, e si ricomincia da capo, 3 catenelle, salto 2 maglie alte, vado tra i due gruppi delle due maglie alte successive, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, vado, salto le due maglie alte, vado tra le due maglie alte successive, di nuovo realizzo 2 maglie alte, 1 2, catenella di separazione, rientro altre 2 maglie alte, 1 2, 3 catenelle, si ricomincia da capo, quindi si va tra le due maglie alte, tra i due gruppi di due maglie alte, qui dove abbiamo le catenelle, andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle, si saltano quindi le due maglie alte, si vanno tra le due maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte, 1 2,
catenella, rientro altre due maglie alte, una, due, un'ultima volta insieme, quindi 3 catenelle, una, due, tre, vado tra i due gruppi di due maglie alte successive, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2, 3, salto le due maglie alte, vado tra le due maglie alte successive, di nuovo 2 maglie alte, catenella, rientro altre due maglie alte e devo fare questo quindi per tutto il giro. Vi farò vedere come terminare, come iniziare poi il secondo giro. Allora, sto per terminare il giro, vi dico solamente che qui ho dovuto allargare un pochettino, invece di farlo tra le due maglie tra i due gruppi di due maglie alte ho saltato un gruppo e sono direttamente andata a fare la maglia bassa, questo perché altrimenti non mi trovo a terminare. Quindi se non dovete per forza sfilare, perché è normale, avendo fatto le catenelle iniziali, trovarsi con una base un po' diversa, quindi non con il multiplo che ci serve. Però ripeto, io qui ho avviato la cosa andando a fare, vedete qui io la maglia bassa la facevo tra i due gruppi di maglie alte, mentre qui ho saltato un gruppo, sono andata a fare la maglia bassa tra le due maglie alte successive, ho risaltato un gruppo e ho fatto il mio ventaglio. E adesso farò la stessa cosa, vedete, ho fatto le mie 3 catenelle, invece di andare a fare la maglia bassa tra i due gruppi la vado a fare saltando un gruppo, vado nel secondo gruppo e vado a fare la maglia bassa. Chiudiamo il giro, 3 catenelle, entriamo nell'archetto iniziale e andiamo a fare 2 maglie alte, quindi 1, 2, e a questo punto facciamo una catenella, entriamo nella terza catenella che qui è la nostra prima maglia alta e facciamo una maglia bassa. Questo serve sempre per evitare di dover andare a fare poi le catenelle per bassissime per poter riprendere il giro. Quindi adesso possiamo andare a fare il secondo giro, rientro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa e 2 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. A questo punto realizzo solo una catenella, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, una catenella, e quello che faremo adesso lo faremo quindi per tutto il giro. Entro nell'archetto di una catenella, vado a fare 2 maglie alte, catenella, rientro 2 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, catenella di separazione, si ricomincia da capo, vado nell'archetto e di nuovo 2 maglie alte, catenella, 2 maglie alte, catenella di separazione, vado nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa, 2 catenelle, vado nell'archetto successivo, scusatemi se un po', ok, vado nell'archetto successivo e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Devo fare questo per tutto il secondo giro, vi farò vedere naturalmente come terminarlo e come ricominciare a fare poi il nostro primo giro. Però continuiamo in questa maniera. Sto per terminare il giro, ho fatto le 2 catenelle, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, catenella di separazione, vado nell'archetto e vado a fare 2 maglie alte, 1 e 2, catenella, entro nella seconda catenella perché qui abbiamo la maglia bassa, andiamo a fare una maglia bassa. Ok, adesso dobbiamo tornare a fare il primo giro, quindi con una maglia bassissima facciamo una maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo un'altra maglia alta. A questo punto ritorniamo a fare le nostre 3 catenelle, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa, 3 catenelle, si ricomincia da capo. Quindi andiamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare 2 maglie alte, catenella, rientriamo altre 2 maglie alte, 3 catenelle, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare una maglia bassa,
3 catenelle e si ricomincia da capo. Ora questi sono i due giri appunto che dobbiamo sempre andare a fare. Se avete bisogno di aumentare la lavorazione, andate a fare in questa maniera. Non andiamo ad aumentare le catenelle perché altrimenti viene troppo forata, e già adesso è comunque una troppo forato. Qui invece di fare 2 maglie alte, ne andiamo a fare nell'archetto 3 maglie alte, 2 catenelle, quindi non più una catenella ma 2 catenelle, e di nuovo 3 maglie alte. Quindi ripeto, nell'archetto andiamo a fare 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Questo ci permetterà di allargare, di non allargare qui la parte forata, ma di rendere più grande la nostra striscia di ventagli. Quindi questo è il modo che dovete fare se volete andare ad allargare la lavorazione. Ho terminato di lavorare la parte sotto della maglia, ho ripetuto i due giri per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 volte, finendo con facendo soltanto il primo giro, in modo da venire queste ondette qui sotto che mi piacciono tantissimo. Quindi mi raccomando, a seconda di quanto lo volete lunga, fate più giri. Come vi ho detto, potete fare anche gli aumenti. Io nel mio caso non l'ho fatto perché comunque mi è venuta bella larga, però se avete in mente di fare un vestitino vi consiglio di fare gli aumenti, soprattutto altezza fianchi. Detto ciò, quindi anche questo top è terminato. Per realizzare il nostro gilet io utilizzerò sempre il filato della DMC Ecovita e sempre il colore 115. Lavorerò con l'uncinetto del numero 5 e vi dico che io ho montato 84 catenelle suddivise in questa maniera: 36 dall'alto al basso, da questa parte, da quest'altra parte, 5 per l'angolo e il restante qua sotto. Ora, per una taglia M, tenete presente che il mio scalfo, così, perché questo sarà lo scalfo del nostro rettangolo, perché il gilet è formato da due rettangoli che poi vengono cuciti insieme, ma il rettangolo, vedete, noi andremo a lavorare, quindi la lavorazione verrà da questa parte e sotto, e si allargherà qui, mentre qui rimarrà appunto vuota perché poi noi andremo a cucire sopra. Però questo si vedrà meglio quando avremo fatto il pezzo. Quindi dicevo, 84 catenelle. Ora, per una taglia più grande rispetto a me, quindi una M e una L, tenete presente che io qui la lavorazione, il mio scalfo è di circa 23 cm, quindi molto grande, proprio perché è un gilet. Quindi taglia M e taglia L non dovete andare ad aumentare tantissimo. E io consiglio, per una taglia L, di aumentare, sempre se questo lavorate con l'uncinetto del numero 5, di soltanto 6 catenelle, in modo tale da avere poi una maglia alta in più per lato, quindi una qui, una qui, una qui. Quindi per una taglia L 12 catenelle, in modo tale da avere 2 maglie alte in più qui, qui e qui rispetto a me. Se naturalmente andate a lavorare con un filato più piccolo, quindi con un uncinetto più piccolo, in quel caso aumentate, tenendo sempre presente di aumentare rispetto alle mie 84 catenelle un multiplo di 6 catenelle, questo in modo da avere sempre come base le 5 catenelle che vi servono per gli angoli e andare a crescere appunto da questi lati e la parte bassa. Non esagerate, tenete presente che è un gilet, quindi sì, è vero, lo scalfo deve essere grande, ma non esagerate. Fate sempre in modo che per una taglia S siate sui 23 cm, contando da qui a qui, per una taglia L siate sui 25, ma neanche 24 cm vanno più che bene, taglia L quindi una meno 25 cm. Detto ciò, quindi dopo aver fatto questa testa di chiacchiere, possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare in questa maniera. Andiamo a fare 2 catenelle che sono nostra prima maglia alta, catenella di separazione, prendo il filo, salto 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella, entro nella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. Ora, nel mio caso, io dovrò andare a fare un totale di 18 maglie alte separate da una catenella. Quindi mi raccomando, una M dovrà farne 19, una L ne dovrà fare 20. Io in questo momento ne ho 4, quindi continuo a lavorare fino ad arrivare ad avere 19 maglie alte, poi vi farò vedere, cioè scusate, nel mio caso 18 maglie alte, e poi vi farò vedere come continuare a lavorare.
fatto quindi le mie 18 maglie alte, ho fatto la catenella di separazione, salto 2 catenelle, entro nella terza e vado a fare 5 maglie alte, che è il nostro angolo, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. A questo punto dobbiamo fare il lato inferiore, quindi catenella di separazione, saltiamo 2 catenelle, andiamo a fare una maglia alta. Devo fare solo nel mio caso 3 maglie alte separate da una catenella. Una taglia M ne dovrà fare 4, una taglia L ne dovrà fare 5, quindi 1, 2, catenella di separazione e 3. Catenella di separazione, quindi mi raccomando, se avete fatto gli aumenti, catenella di una maglia alta in più per una taglia M, due maglie alte in più per una taglia L. A questo punto andiamo a fare il secondo angolo, quindi saltiamo 2 catenelle, entriamo nella terza e andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Arrivati a questo punto, catenella di separazione, si saltano 2 catenelle e ritorniamo a fare le maglie alte separate da una catenella, e in questo caso io ne dovrò fare 18, quindi uguale all'altro lato, quindi 19 per una taglia M, 20 per una taglia L. Naturalmente XL dovete aver aumentato ancora di una maglia alta in più. Quindi continuo a lavorare così, vi farò vedere come termina il giro e poi iniziamo a fare il secondo giro. I giri da ripetere sono sempre saranno sempre solo 2 giri, quindi come potete vedere noi stiamo formando appunto il nostro rettangolo. Man mano che naturalmente cresce la lavorazione si noterà meglio. Allora, abbiamo finito il primo giro, 18 maglie, 18 maglie, questa è la parte di sotto, quindi possiamo andare a fare il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare una cosa molto semplice, perché andiamo a fare 3 catenelle, che sono sta prima maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta, scusate, mi devo sempre tirare il filo, sopra la maglia alta successiva. E si continua così fino ad arrivare all'angolo, quindi maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta. Vi farò vedere come continuare una volta arrivati all'angolo. Per adesso continuate a lavorare così per tutto il vostro lato. Sono arrivata all'angolo e quindi vado a fare una maglia alta sopra le prime 2 maglie alte, quindi del gruppo di 5, quindi 1 e 2. E nella terza maglia alta andiamo a fare 5 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi sopra le restanti 2 maglie alte, quindi 1, 2, e poi torniamo a lavorare normalmente. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta, maglia alta nell'archetto, maglia alta sopra la maglia alta, e siamo così arrivati al secondo angolo. E di nuovo andiamo a fare una maglia alta sopra le prime 2 maglie alte, 1, 2, 5 maglie alte sopra la terza maglia alta, quindi 1, 2, 3, qui oggi il filo proprio, 4 e 5. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1 e 2, e poi torniamo a lavorare normalmente. Una maglia alta nell'archetto di una catenella, una maglia alta sopra la maglia alta, e continuiamo a lavorare in questa maniera fino ad arrivare alla fine del giro. Terminato il giro vi farò rivedere come rifare il primo giro.
I giri da ripetere, come vi ho detto, sono sempre due, e come potete aver capito la lavorazione andrà ad aumentare proprio qui negli angoli. Quindi continuo e termino il secondo giro, vi faccio vedere come rifare il primo giro e naturalmente vi farò vedere anche come rifare una volta arrivata all'angolo. Quindi sto terminando il giro, ho fatto maglia alta nella catenella e vado a fare la maglia alta nella terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta iniziale. Quindi adesso dobbiamo tornare a fare il nostro primo giro, quindi ci giriamo con la lavorazione che come potete vedere continua a crescere, ecco. E adesso quindi torniamo a fare il nostro primo giro, quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia alta, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, entro nella successiva e vado a fare una maglia alta, e continuiamo così quindi per tutto il nostro primo giro fino ad arrivare all'angolo. All'angolo vi farò rivedere come andare a fare il nostro angolo, quindi catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta, catenella di separazione, si salta una maglia, maglia alta. Allora sono arrivata all'angolo, quindi come potete vedere io ho fatto una maglia alta sopra la maglia alta, ho un'altra maglia alta e quindi qua ho le 5 maglie alte, quindi faccio la catenella di separazione, salto sempre una maglia alta, vado nella prima delle mie 5 maglie alte, catenella di separazione, salto una maglia, vado nella terza delle mie 5 maglie alte e vado a fare 5 maglie alte, 1 2 3 4 5, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Scusate, io oggi proprio il filo non andiamo d'accordo, devo capire perché. Ok, quindi 5 maglie alte, catenella di separazione, si ricomincia da capo, si salta una maglia alta, si entra nella successiva e si fa una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia, vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione e vado a fare un'altra maglia alta. Continuo così fino ad arrivare dove ho il mio secondo angolo. E vedete, catenella di separazione, salto una maglia, vado nella prima delle mie 5 maglie alte dell'angolo e vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado nella terza e vado a fare le mie 5 maglie alte, 1 2 3 4 e 5, catenella di separazione, vado, salto una maglia alta, vado nella successiva, vado a fare una maglia alta e continuo a lavorare normalmente il mio giro. Allora scusate, metto così perché così si capisce bene. Quindi io continuo a lavorare questi due giri fino a che questa parte e questa parte, che crescono comunque allo stesso modo, vadano a fare la stessa lunghezza della mia spalla. Quindi qua io devo crescere tanto ad arrivare ad avere la stessa larghezza della mia spalla. Quindi non dovremo fare tanti giri, io secondo me al massimo ne dovrò fare 6 giri, perché sapete che ho le spalle molto piccole, quindi una spalla. Questa lavorazione poi noi la chiuderemo in questa maniera, quindi vedete, questa sarà la parte avanti, questa la parte dietro e questa sarà la parte sotto. Una volta fatto questo questo pezzo, ne dovremo andare a fare un altro identico che da quest'altra parte, quindi sarà specchio di questo. Io quindi, come vedete, chiudendo così, poi noi andremo a cucire qui in alto creando appunto la spalla, mentre questo è il nostro scalfo. Quindi io vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto questi giri. Dovremo fare un altro rettangolo uguale a questo, quindi si rimonteranno le stesse catenelle, si andranno a fare le stesse maglie alte e poi scusate, gli stessi giri e poi si andrà a cucire. Allora io ho terminato i miei due chiamiamoli rettangoli e ho fatto i due giri per 6 volte, quindi vedete, questo è il primo chiuso e questo è il secondo
chiuso. Adesso io andrò a cucire i due pezzi. Mi raccomando, per una taglia M io direi che dovete andare a fare almeno 7, se non anche 8 motivi, taglia L 8-9 motivi, quindi ripetere due giri per, io l'ho voluto 6, direi 7-8 per una taglia M, 9-10, 8-9 o anche 10 per una taglia L. Dovete tenere presente comunque qui dovete arrivare ad avere la larghezza della vostra spalla. Ora, quindi, fatti due pezzi, andrò a cucire dall'esterno verso l'interno qui in alto le spalle, ma non cucirò per tutto, lascerò gli ultimi due giri, due motivi liberi sia da questa parte che da quest'altra parte, e poi cucirò dietro i due pezzi per tutta la lunghezza, in modo appunto da creare il nostro gilet. Allora, io ho quindi cucito i miei pezzi. Come potete vedere, non ho cucito tutto, ho lasciato qui un po' di spazio per creare lo scollo, perché altrimenti si sarebbe chiuso tutto, quindi ho lasciato due giri liberi, mi raccomando, anzi no, tre giri liberi, mi raccomando, per una taglia M lasciate almeno 4, per una taglia L almeno 5 giri liberi, e andate a cucire dall'esterno verso l'interno, e poi ho cucito dietro i due pezzi insieme, mentre sul davanti ho lasciato stare. Ora, naturalmente, voi potete anche tornare a lavorare sotto ripetendo sempre due giri se volete fare questo gilet lungo, naturalmente lavorando sia dall'angolo qui, fate tutta la parte dietro e vi fermate a questo angolo, lavorate sempre giro di maglia alta alternato una catenella e giro di maglia alta in completo. Potete fare anche la stessa cosa qui se volete chiuderlo di più, però essendo un gilet non ce n'è bisogno. Quindi, detto ciò, anche il nostro gilet è terminato.